Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci signore e signori qui di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti finalmente a raggiungere con Ellie l'ospedale che stavamo cercando, siamo riusciti a trovare Nora e ci siamo trovati di fronte ad una situazione veramente pesante ragazzi, perché Ellie sembrerebbe non volersi fermare di fronte a niente e a nessuno pur di riuscire a trovare Abby. Infatti sembrerebbe essere riuscita a farla parlare, anche se ormai ragazzi Nora non aveva più speranze perché aveva respirato le spore, quindi sarebbe morta comunque. In ogni caso Ellie ragazzi secondo me sta soffrendo molto di più di quello che vuole far vedere e ne abbiamo parlato appunto alla fine dello scorso video. Ha un animo completamente devastato secondo me attualmente e adesso dobbiamo andare a rivivere un nuovo flashback. Eccoci qua ragazzi, 2 anni prima, quindi non tanto tempo prima delle vicende presenti. Ma è l'ospedale dove erano arrivati loro, alla fine del primo, giusto? Sì, è proprio quell'ospedale, ragazzi. Proprio quell'ospedale. Ellie è da sola, Ellie ormai già grandicella. E mi chiedo cosa l'abbia spinta a venire qui, cosa si aspetta o spera di trovare. Non lo so, questo ovviamente... E avete lasciato tutto qui. Lo scopriremo soltanto giocando, ragazzi. Qua cosa c'è? Andiamo. Deve esserci qualcosa. Forse spera di trovare, non lo so, qualche file, qualche documento riguardo quello che Joel le aveva raccontato, nel senso la testimonianza di qualcosa che appunto certifichi, tra molte virgolette, il fatto che, come aveva detto Joel, ci fossero tante altre persone immuni e che quindi non era stato possibile trovare una cura. Vediamo. Forse qua poi è successo questo il patatrack con Joel, ragazzi. Oddio. Sono cose riguardo lei. Oddio. Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati dei test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. Certo che si trattava di roba grossa, ragazzi. Ellie probabilmente... è unica, cioè, nel suo genere, no? Probabilmente, magari per assurdo, l'unica persona immune. Quindi... davvero speravano di riuscire a trovare una cura. Domani a quest'ora avremo cambiato il corso della storia. Jay. Oddio, ragazzi. Ellie ha... evidentemente scoperto la verità. Quindi non so se sono pronta a vivere il momento in cui lei è andata da Joel e gliela sbattuta in faccia quella verità. Terribile ragazzi, questa era la stanza in cui l'avrebbero operata se Joel non fosse intervenuto. E dove Joel ha ammazzato il dottore, tra l'altro. È proprio questa la stanza, ragazzi. Mamma mia, vediamo un po'. Fa uno strano effetto rivedere questo posto, sapendo quello che è successo. Tira un'aria, cioè non tira, c'è proprio un'aria pesante qua dentro. Registratore. Oh shit. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non
so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Ma hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado... Oddio, ragazzi. Ellie! È il momento della verità. È saltato in mente scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi, non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami, che è successo qui? Se mi menti ancora una volta, me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Joel. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Oh mio Dio! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Adesso si spiega tutto. La verità, in un modo o nell'altro, possono passare anche anni, ma viene a galla. E quindi lei probabilmente non ha mai creduto completamente alla storia di Joel sin dal primo momento. E ovviamente una volta cresciuta un po', ha voluto cercare le sue risposte.
e quelle risposte poteva ufficialmente provare a trovarle proprio nell'ospedale da cui era stata portata via. E infatti così è stato. Il medico che Joel ha ammazzato evidentemente era appunto l'unico in grado, l'unico ad avere le conoscenze per poter sintetizzare un vaccino. E quindi anche se l'avessero ritrovata sarebbe stato comunque inutile. E quindi già Rega Ellie viveva con questo pensiero del magari, no, se fossero riusciti a creare una cura avrei potuto significare qualcosa, no, per l'umanità, perché lei aveva sempre avuto questo pensiero in testa di poter essere utile agli altri per guarire. E quindi, per quanto le intenzioni di Joel, ragazzi, fossero meravigliose, nobili e tutto il resto, questa è una cosa di cui abbiamo discusso anche dopo il finale di The Last of Us. Purtroppo, volente o nolente, ragazzi, la scelta comunque spettava ad Ellie, perché si trattava della sua vita. Anche se, l'abbiamo detto, io mi metto nei panni di Joel e capisco perfettamente perché lo ha fatto. Però, per quanto la scelta di un altro possa magari farci male, spetta comunque all'altro decidere cosa fare. E lui non le ha dato questa possibilità, anche se Ellie non era stata informata ovviamente del fatto che probabilmente sarebbe morta per creare la cura. Quindi questa sicuramente, ragazzi, è una cosa a svantaggio delle luci, perché comunque avrebbero dovuto dirglielo. A quel punto avrebbe potuto decidere lei davvero cosa fare. E che ci sono stati, raga, atteggiamenti egoisti da parte di Joel e da parte delle luci, perché le luci hanno soltanto visto la possibilità di poter salvare il mondo e quindi hanno detto: "Wow, non le diciamo tutto tutto, basta che si riesca a fare un vaccino", mentre Joel non le ha detto tutto perché comunque immaginava che lei si sarebbe arrabbiata ed è stato egoista perché ha detto: "Io non posso, cioè lei ormai è tipo la mia vita, non posso permettere che l'ammazzino". Raga, sono situazioni complicate, quindi Dina. mamma mia. A Jessie. quel punto ovviamente Ellie ha detto: "Guarda, tu comunque mi hai mentito, comunque poi le cose non sono andate forse come avrei voluto che andassero, quindi abbiamo chiuso". Per Joel comunque deve essere stato, regà, un colpo, perché tra sé e sé avrà pensato: "Cioè, cazzo, ti ho salvato la vita, capisci anche così quanto ti amo". In che senso, ragazzi, l'amore ovviamente, l'amore di un padre per la figlia. Cioè, porca miseria, adesso mi mandi anche al Più diavolo. guerra per tutti. Guarda, Tom, Regà. è il tuo preferito. Sono situazioni di merda, ma veramente di merda, situazioni così tanto complicate. Boh, io non vorrei mai ritrovarmi in situazioni simili, raga. Perché poi se devi prendere una decisione, devi avere il sangue freddo di prenderla. Dina, Però poi Jessie. devi appunto accettare le conseguenze di quelle decisioni. E le conseguenze di alcune decisioni, raga, sono pesanti. Ok, ho trovato questa carta. Esquire. Dove sono i ragazzi? Che sta succedendo? Perché sono Dove completamente sono da quei sola? due? Andiamo a trovarli. Oh, questa volta passerò, non mi esercito, soltanto perché sono curiosa di vedere cosa stanno facendo i due ragazzi. Cioè, mi hanno lasciato da sola, mon culo bitch. Ehi. Ma l'ha saputo alla fine che è incinta o no? Dobbiamo parlare? Mi sa che dobbiamo parlare. Ah. Brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi Fantastico. svegliarmi. È incinta. Sì. Ho capito perché siete qui.
ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo sì, in grado. Lo so. È giusto. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Già. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza, lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola? Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Che dolce Jessie pure, regà. Che sta gravidanza, regà, la sta ammazzando, Dio santo. Ciao. Ehi, bella. Deve chiuderci la porta. Sì, perché comunque Tommy è ancora là fuori, ragazzi. Quindi Dina rimane Andiamo. Qua da sola. Adesso siamo in coppia con Jessie. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Ok. Si resta mai asciutti in questa città? Vieni, Andiamo. Aiutami. Va bene. Ok, forza, vai. Un'altra okay. situazione di cacca pupù, ragazzi, comunque. Cioè, Dina sta in quelle condizioni e Mo rimane lì da sola, sapendo che le due persone che forse ama di più al mondo sono là fuori a rischiare la vita, che probabilmente potrebbe anche non rivederle. Cioè, psicologicamente devastante. Cioè, cos'hai qualsiasi detto, persona... Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto che lo sapevi se questo qui. Tranquilla. Eh sì, perché comunque dovrebbe essere Dina a dirglielo. Infatti non l'acquario ho capito. È la base dei lupi. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luce ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto e gli altri si sono vendicati. Se l'ha slegata al dito, eh? Fa differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy ce ne andiamo. Certo. E lasciamo perdere gli stronzi ancora vivi. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. Quindi ci sono di regola delle priorità. Quello che stavo dicendo, raga, ogni personaggio in questo momento è in una situazione psicologica che aiuto. Cioè, il tipo veramente aiuto. Chi per un motivo, chi per un altro, chi per un altro, non vorrei essere nei loro panni. Comunque. Però vabbè, adesso abbiamo un'altra meta da raggiungere, non siamo soli, che comunque potrebbe, mi auguro, facilitare un attimino le cose, anche se non sappiamo a cosa stiamo andando incontro. Comunque l'acquario è una base del WLF, il che significa che sarà ben protetto, anzi, possiamo entrare? Beh, direi... Sì, lo so come si accende e si spegne la torcia. Ancora me lo dovete dire. Sono tipo 3000 episodi che stiamo a giocare. Ancora me lo dovete dire come si accende la torcia. Colpi al massimo. Incredibile, ragazzi. Io ancora mi stupisco di come sia possibile che io abbia colpi al massimo. Allora, scoccetto. E vediamo. Ok, ciao Jessie. Ah, si poteva entrare anche da qua. Ho fatto una luce qui. Un bel casino io a spaccare il vetro.
Aspetta, aspetta, è bloccata, quindi di qua non si passa. Magari possiamo fare il giro di qua. Ecco, stavo andando io. Già siamo a pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini nella loro città per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì, è vero. Beh, ovviamente, regà, poi il modo di agire di ogni gruppo è personale. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. 17 pillolette. Stavo giusto per dire, dovrei controllare un attimino le pillolette. Abbiamo ben 161 pillolette, ragazzi, quindi direi di utilizzarle. Allora, per quanto riguarda la tenacia, abbiamo appreso tutto quello che si poteva apprendere. Per il resto, non molto. Allora, questo potrebbe essere interessante. Si può creare un potenziamento per l'arma da mischia, ripristinandone completamente la robustezza, incrementando notevolmente i danni inflitti. Questo comunque può essere utile, ovviamente, quando dobbiamo accoppare qualcuno. Quindi 20 pillole. Crea ogni oggetto al doppio della velocità. Questo mi piace. 40 pillole. Lo compriamo. Ovviamente anche la velocità ci può essere utile. I fumogeni per ora non mi interessano, ma a seguire, ragazzi, c'è il potenziamento per i kit medici, che era quello che dicevo la scorsa volta. Quindi mi sa che dovrò concentrarmi su questo, ragazzi, perché attualmente trappole esplosive e tutta questa roba qua non mi interessa. Movimento mira rapido, sì, potrebbe essere utile, ma a questo punto delle cose, ragazzi, direi allora di comprare questo per 30 pillole. Crea fumogeni. Ok, che comunque può essere utile. E per 40 pillole, ragazzi, kit medici più efficaci, che ci serve assolutamente. Quindi così ci rimangono 30 pillole. Direi che possiamo comprare il movimento mira rapido, che aumenta del 50% la velocità di movimento in fase di mira, ragazzi. Quindi è una cosa ottima. E così mi rimane una pillola. Però, comunque positivo, abbiamo potenziato un bel po' di roba. Ovviamente, allora, ragazzi, per creare potenziamento da mischia serve un'arma da mischia e scotch e forbicine. Quindi scotch e forbicine potrebbero essere utili d'ora in avanti anche per questo. Meno male che ho deciso di entrare qua, così ho potuto fare un bel po' di potenziamenti, ragazzi. E questa è una cosa strapositiva. Quindi, allora, il bagno è accessibile. Da quanto anche... Dina sta così male? Un paio di giorni. Appena arrivate, ha fatto il culo a una squadra di lupi. Dovevi vederla. Ci credo. Lei non si scherza. No. Straccetti, alcol, ingranaggetti. Oddio, non volevo chiudere la porta, ma va bene comunque. Qua c'è un bel po' di roba, ragazzi, A volte si trova più roba nei posti che meno t'aspetteresti. Proviamo a strisciare qua dentro. Vediamo che c'è di utile. Di utile. Un banco da lavoro. Non so se ho abbastanza ingranaggetti per migliorare qualcosa, ma ho raccolto questa carta Tormentra. Figa. Sono tutti fighi i personaggi di ste carte, ragazzi, 6 pillole. Qua robetta sembrerebbe di no. Fatemi vedere un attimino, ragazzi, con gli ingranaggetti come sto messa. 26 ingranaggetti. Comunque non potrei comprare assolutamente nulla, quindi per ora passiamo oltre il banco da lavoro. Intanto abbiamo preso quello che era qua dentro. Riandiamo fuori prima di aprire questa doppia porta. Vediamo se qui intorno c'è qualcosa del materiale per gli esplosivi. Perfetto, possiamo aprire di qua. Anche se, oddio, devo essere sincera, sto posto non è che mi ispiri tanta fiducia, ma un po' come tutti i posti loschi oscuri che incontriamo effettivamente. Allora, qua questa è la porta che era bloccata, ovviamente, dove ha provato a rientrare Jesse. Qua possiamo aprire? No, qua non c'è niente. No, scotch al massimo. Posso creare frecce? Una freccia. Ah no, 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 perché dovrei crearmene due e non ho abbastanza spazio, ragazzi, quindi... Mi posso creare una freccia esplosiva? Sì, perfetto, che comunque può essere utile. Io fino ad ora non ne ho usate, però devo tenere a mente che le posso usare. Magari quando ci sono due nemici vicini, ragazzi, posso ammazzare quello che colpisco e far esplodere quello che gli sta a fianco. Quindi potrebbe essere ovviamente una cosa utile. Dammi una mano. Vediamo un attimino... Ok, oppla.
cosa ci sarà mai di interessante al di là di questo muro? Andiamo, ti seguo. Spiegami un po'. Perché non mi ha detto che era incinta? Questo non lo so, tesoro. Ascolta, io penso che te ne parleranno una scena. Hanno iniziato a radunare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo è caduto. Raga, ma era di qua che dovevo venire? Io sono entrata per caso nella vetrina di un negozio. Non pensavo dovessi andare di qua per proseguire con la storia. Va bene. Oh cazzo, non pensavo si stessero girando di qua, se devo essere proprio sincera. Mamma mia, mi sono salvata per... Oddio, ci vedranno ragazzi. Ci vedranno. Mi sono salvata... No vabbè, ma quanti cazzo sono, scusa. Vabbè, niente, regà. Non devono scappare! Cioè, che altro potevo fare? Che altro potevo fare? Ci avevano praticamente circondato. Cioè, non potevo fare altro. Io rimango sempre basita, regà, di come si mettono di merda le varie situazioni. È impressionante. Oh, riuscissi mai a fare un headshot? Ma gli spari, Jesse? Magari potresti utilizzare quell'arnese che hai fra le mani, che si chiama fucile. Principalmente serve per questo. Quindi vediamo un attimino se riesco ad ammazzarlo, se si riaffaccia. Dai, bella, bella, fatti vedere. Dai, si è riaffacciata quando, ragazzi, ho tolto la mira. No, raga, è fatta apposta. Sì, è fatta apposta, si affaccia quando tolgo la mira. Che stronzata. Va bene, vorrà dire che ti verrò a prendere, non ti preoccupare. Niente, è andata là dentro. Ma quanti... Oddio, che è? Ma dov'è? È entrata qua dentro la stronza, oddio. Si sta avvicinando. Non fateli scappare. Ecco fatto. Oh, direttamente, guarda, ho fatto prima così. Anche se mi sa proprio che ce ne sono altri ragazzi nelle vicinanze, quindi... Ah, vado a entrare un attimo qua, vediamo con calma se c'è qualcosa. Ma chi c'è? Chi è? Perché qualcuno mi vede? Chi c'è? Chi c'è qua dentro che non c'è nessuno? Ok, un colpo per fucile a pompa, ci piace? Ha un fucile a pompa. Anche noi ce l'abbiamo, Jesse, non ti preoccupare. Famo piano... È proprio qua fuori. Oddio, che ansia di tutto, raga. Che ansia di tutto. Ma qualcuno entrerà qua dentro? Per puro caso? Probabilmente sì, infatti. No, adesso esce, e te pareva. Vediamo un po'. Intanto mi faccio il mio giretto di qua. Mi prendo le mie 10 pillolette. Vabbè, vediamo di fare fuori questi altri stronzi. Jesse, è inutile che ci giriamo tanto intorno, eh. Ok, piccola barretta medica. Almeno credo che fosse una barretta medica. Tanto dove mi metto e mi metto, c'è qualcuno che mi vede, cioè. Ok, ho un'arma da mischia, ragazzi. Potrei potenziarla, in effetti. Però io direi di utilizzare il potenziamento su armi da mischia che sono un pochettino più resistenti. Perché su un semplice bastone di legno, boh, mi sembra un po' sprecato. In effetti, eccolo là. Sta entrando di qua. Ma dai, chissà perché non mi stupisce. Qui c'è qualcuno. Alla scrivania. Sì, vabbè, vaffanculo, va. Intanto a te te faccio fuori così. E poi l'altro zio qua. Oh! Madonna santa di Dio. Ma che è? Oh, è sempre un incubo. Porca miseria. Jesse, dove vai? Lui va e corre. Va e corre. Oh, avesse ammazzato qualcuno. O almeno ho fatto finta di sparargli. Niente. Le rogne me le devo grattare sempre io. Mannaggia santa. Ok, sta arrivando, sta arrivando. Jesse, sarebbe bello se riuscissi ad ammazzare qualcuno. Sarebbe fantastico. Vabbè, questo riesco ad ammazzarlo così senza farmi vedere. Ok. Dovrebbe essere possibile, infatti. Colpo, grazie. Me lo prendo volentieri. Questo pure... Ok, vedete, già quest'arma da mischia, ragazzi, è diversa. È comunque un'accetta, quindi direi che possiamo provare a comprarlo, sto potenziamento. Perfetto. Costa 1 e 1 di scotch e forbici. Va bene così. Quindi gli altri stronzi che sono in giro, dove sono? Ci sono comunque, raga, penso forse altri posti dove poter entrare dall'altro lato della strada. Facciamo una corsetta fin qua, va. Eccola là. Mamma mia, che buco di culo che non m'ha visto. Poi però guarda, cioè vedono solo me. Jesse non lo cagano mai di striscia. Ok, antisgamo sempre, vero? Assolutamente sì. Non vedo una mazza tra l'altro qua dentro. Qua sembra non esserci niente. Posso spaccare la vetrata di qua? Ma chi è?
Ah, ok, ha seguito il rumore, giustamente. Oddio, fatemi spostare, va. Sta arrivando. Jesse, potresti essere capace di fare un'uccisione furtiva? No. Come non detto, ci pensa Ellie, eh? Ci pensa la piccola Ellie, non ti preoccupare. Basta che sta stronza si avvicini un altro po'. Ok, perfetto. Fare rumore almeno è servito ad attirarla fin qui. Comunque è notevole il fatto che da lì sotto, regà, abbia sentito il rumore da qui. Nel senso, notevole per l'IA, ovviamente. Oh, ce li siamo tolti questi dalle palle? Hanno il grilletto facile. Allora, non hai capito. Con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando. I serafini, mi pare. Serafiti. Sì, io ho sempre sentito iene. L'hai mai visti? No. Meglio per te. Meglio per te, infatti. Vabbè, ovviamente, ragazzi, ora non cambierò la mia arma da mischia. Cioè, una volta che la potenzio, fin quando non la utilizzo, non la cambio. Quindi, barretta medica. Dentro questo cassetto, un colpo per fucile. Ci piace, ci piace. Di qua non possiamo andare, ovviamente no. Queste vetrate non le possiamo spaccare. Alcol al massimo, mi posso creare una molotov. Così questo lo posso raccogliere. Questa bottiglia ovviamente non ci serve a niente. Lo straccetto sì, però. E qua sembra non esserci più niente. Quindi possiamo tranquillamente uscire. Ah, tutta sta zona centrale, ragazzi, penso che attualmente sia un po' inutile. Non credo ci sia niente. Qui è dove siamo appena stati. Quindi possiamo tranquillamente proseguire. Mazza come piove. Andiamo. Anche se suppongo che presto ce ne troveremo altri. Fra le scatole, purtroppo. Allora, st'acquario immagino che sarà un bel po' lontano, visto quanto ci hanno fatto penare l'ultima volta con l'ospedale. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Comic Expo. Come te, in pratica. Che figata. Quelli erano tempi d'oro. Eh già. Qua adesso possiamo entrare. Mettiamoci subito alla ricerca di roba utile. Ok. Qua non c'è niente. Di qua non c'è niente. Questa porta è stata sbarrata. Di qua si può uscire. Però io stavo notando che forse possiamo dare un'occhiatina pure di qua. Ma forse semplicemente usciamo fuori, a meno che salgo qua sopra e trovo qualche altra roba utile. Magari facendo il giro da sopra, ragazzi, sì. Quindi facciamo attenzione. Oh, io sto vedendo soltanto bottiglie rotte. Esplosivo, colpo, colpo e colpi. Fantastico. Ok, ottimo. A volte è bene, ragazzi, guardarsi intorno. E questo lo sappiamo. Perfetto, va bene. Adesso che ho ripulito tutta la zona, direi che possiamo andare di qua, perché ha proprio l'aria del dove dobbiamo andare. Vediamo. Immagino dovremo passare da qua sotto, perché di qua è abbastanza impossibile passare. Quindi vediamo un po'. Che stavi dicendo prima riguardo di me? Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Io penso sarà dura da nascondere. Penso abbia... No. Beh, anche perché, mamma, scusa, come farebbe a decidere di non tenerlo? Cioè, è come si dovrebbe fare a non tenerlo? Cioè, regà, non siamo più in un'era, in un'epoca in cui ci sono gli ospedali e tutto il resto, appresso i medici e farmaci e tutto il resto. Quindi non tenerlo mi sembra abbastanza improbabile. Credo che sia tipo costretta a tenerlo. E dov'è la ruota panoramica, scommetto? Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Era troppo in evidenza per non capirlo, ragazzi. Quindi ci metteremo un'altra vita e mezzo. Accidenti. Ti tocca nuotare. Vabbè, tanto ormai siamo esperti, no? Aspetta, prima di buttarmi c'è qualcosa qua. No, vado. Belle nelle acque melmose. Che schifo. Vabbè, a parte tutto, spero, raga, che impiegheremo meno tempo rispetto a quello che abbiamo impiegato per raggiungere l'ospedale. Niente, mo sta cosa mi rimarrà impressa per il resto della serie, probabilmente. Quindi vediamo. Mica, raga, cioè, okay. Comunque da notare che e ora
Le strade sono tutte devastate. Un attimo. Una roba incredibile. Caro Jesse, credo che dovremmo passare di nuovo a nuoto. Mi sono rotta le gambe? No. Di qua. Di qua un paio di palle. Di qua non si passa. Possiamo passare sotto per caso? Sì, sembrerebbe di sì. Quindi ci tocca passare di qua e riemergere dall'altra parte. Jesse, ci sei? Mi stai seguendo? Riesci a starmi dietro, ragazzo? Perché, cioè, non so se ci rendiamo conto. Perfetto, perfetto, ci siamo. Puoi essere tutti fradici, mamma mia, raga. Qua si può salire, qua si può salire. La ruota è comunque lontana. Quello che stavo dicendo giusto adesso. Non mi sembra proprio. La ruota è bella lontana, ragazzi. Ok, facciamo un bel salto. Mamma mia. Ok, qua dentro si può entrare, direi che è l'unica cosa da fare. Ce la fai a passare da lì? Vediamo. Sì, se mi dai una spintarella. Cioè, che poi è una parola, regà. Cioè, riuscire a costruirsi un percorso in mezzo alle strade che sono tutte devastate comunque, che non facilitano la cosa. È una parola. Sarei venuto allora anch'io, se mi avessi avvertito. Non lo sapeva. E in realtà... Ah! Io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joy. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Anche Joy l'aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fraintendere. Sei... bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico? Sì. Certo, ovvio, no? Dolce, dolce, Jesse. Vabbè, ma si capiva, comunque. Quindi lui giustamente ha detto, se mi aveste detto che avevate intenzione di fare questo viaggio della speranza, sarei comunque venuto. Lei probabilmente appunto non si aspettava che anche Jesse tenesse così tanto a Joel, insomma. Allora, intanto continuiamo, ragazzi, a guardarci intorno, perché i materiali possono essere veramente dappertutto, anche in mezzo alle macerie, infatti. Oddio, ho fatto un salto veramente pessimo. Questa sembrerebbe essere stata, ragazzi, una biblioteca o comunque una libreria. Mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah, tipo funghi giusto, droga o roba del genere. Un tempo piacevano ai bambini i funghi. Sì. Avevi un libro preferito, piccolo? Sì, Guerra Fantasma. Parla di marine spaziali che combattono... Fantasmi? Fantasmi alieni. Sembra proprio il tuo genere. Ok, parlavano, ragazzi, di funghi, nel senso che ovviamente l'infezione, insomma, che ha appestato l'umanità è stata dovuta a un fungo, ovviamente. Quindi per questo che l'hanno detto, non perché per i funghetti allucinogeni o robe simili. Ok, e il tuo saputello? Beh, mia madre aveva solo un libro per bambini, Il Bimbo Radice. Oh. Che si trasforma in un bosco per salvare il suo villaggio. Oh. Ok. Ma per farmi divertire, mamma si inventava sempre un finale diverso. Una volta, il bambino ha lasciato morire tutti. Ah. Non ti dico gli incubi. Paura. Ma era una brava mamma, no? Sì, è la migliore. Darà di matto quando saprà del bambino. Ah, sì, già me la vedo. Che tenerezza, che tenerezza. Vabbè, comunque... Oh, qua c'è una carta. Proprio parlando di carte, volevo vedere appunto. Ma la carta. Vabbè, non me l'ha fatta vedere. A posto. Alcol e nient'altro. Allora, ma da qui si può uscire? Ovviamente dovremo trovare un modo per uscire, ragazzi, perché qua non posso arrampicarmi, ovviamente no. Poi possiamo salire dalle scale? Sì. Vediamo un po'. Minchia, raga, ce ne sta di roba qui, eh. Cioè, nel senso, sto posto è bello grande. Comunque è una libreria immensa. Che figata. Una cosa bellissima. Gesù. Io non so se... Cos'è successo qui? Questa gente continua a farsi la guerra. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. Dicevo, non so se in Italia esistono librerie del genere. Dove sono io non ne ho mai viste, purtroppo. Ma questi sembrano veri e propri centri commerciali, cioè solo di librerie. Che figata. Oddio. Ah, stavo parlando di questo.
È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Di bello recente, eh? Mi sa che conviene riandare in strada. C'è altro qua? Sembra di no. Spero di aver preso tutto, ragazzi, come al solito. E niente, quindi adesso la nostra nuova meta è l'acquario. Peccato! Cercate altri sopravvissuti! Oh cazzo, che te pareva? Ce ne saranno altri tipo 50, molto probabilmente. Bravo, allora ragazzi, visto che stiamo per metterci in una situazione che molto probabilmente sarà un po' spinosa, direi di fermare questo episodio di oggi qui, quindi di riprendere esattamente da qui tutti i problemi che avremo la prossima volta. Che dire, sono contenta comunque che vedete in certi momenti ci abbiano dato la possibilità di essere di nuovo in compagnia, perché per quanto ragazzi sia un gioco, comunque sentirsi completamente soli in situazioni del genere non è mai bello, quindi mi sento un pochettino più al sicuro, tra molte virgolette, sapendo che comunque c'è Jesse che appunto ci accompagna. Quindi staremo ancora cercando Tommy, io spero che riusciremo a trovarlo sano e salvo, ragazzi, perché comunque lui è da solo, è sempre stato da solo dall'inizio, è un uomo solo per quanto forte, ragazzi, comunque chissà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.